Buonasera a tutti, eccoci con Mr. Bardini. Cominciamo con Giardina. Sì, mister, buonasera e complimenti per la vittoria. È sembrata a tratti la partita di Trieste. Trasportiamo i due gol dai 5 minuti finali del primo tempo ai 5 minuti iniziali del secondo tempo, però nel bene e nel male si è visto lo stesso Palermo. Ecco, cosa si può fare per riuscire ad allungare questa prestazione per più di 60-70 minuti? Ci sono gli avversari hanno dei valori, non riescono neanche il Liverpool o il Milan stesso che sta vincendo lo scudetto. Gli avversari hanno anche loro il loro momento in cui ti possono creare dei problemi. La bravura deve essere lì, deve essere lucido nel gestire i momenti di difficoltà. Però obiettivamente questi ragazzi stanno facendo non tanto, tantissimo, però bisogna stare sul pezzo. Stare sul pezzo, pensare che sabato risolveremo di fronte ai nostri 35.000 spettatori, che saranno i nostri tifosi. Sabato bisogna fare una prestazione come stasera, perché anche il nostro stadio ha bisogno di queste prestazioni, perché il tifo, come ti ripeto, deve essere accompagnato anche dalle emozioni importanti, non solamente da risultati. Lupo. Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Mister, due domande. La prima riguarda la squadra, cioè ho visto un Palermo con grande personalità dal mio punto di vista. Nei primi 20 minuti la Virtus Entella è scesa in campo mostrando più supremazia in mezzo al campo, però poi ho visto un Palermo che ha preso le misure e all'inizio della ripresa ha deciso con 1-2 formidabile di portare a casa il risultato. Ecco, mi è sembrato l'atteggiamento di una grande squadra, cioè gestire, capire come va colpito l'avversario e poi decidere come e quando portare a casa il risultato. E poi avere un'altra domanda. Niente, come ho detto prima, il tuo collega, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, perché giocano con personalità, giocano con molta autostima, e per fare questo percorso abbiamo avuto anche noi i nostri problemi. Come ti ricorderà bene, il periodo dei tre pareggi ti sembrava impossibile che questa squadra sarebbe riuscita poi a fare tutta una serie di vittorie, compresa quella di oggi. Quando tu fai le cose con il cuore, quando tu fai le cose con passione, poi alla fine sarai sempre premiato. E questi ragazzi lo stanno facendo. Ora però non bisogna accontentarci, bisogna stare sul pezzo, bisogna sempre giocare la partita come se noi avessimo perso, perché, come ti ripeto, la nostra gente ha bisogno di emozionarsi anche loro vedendo la bravura di questi ragazzi. Non dobbiamo solamente gestire i risultati. Posso un'altra, Gaetano? Sì, il volo. Ok, velocemente mister, poi su un singolo, su Damiani, che lei punta molto sul ragazzo, ha avuto delle difficoltà all'inizio della sua avventura a Palermo, però credo che stasera sia stato, se non il migliore in campo, uno dei migliori proprio dal punto di vista della personalità e della sostanza, della prestazione e anche della costanza durante 90 minuti. Grazie. Sì, Damiani ha fatto una grande partita, però vorrei dire anche lo stesso Dall'Olio, perché Gerro quando è entrato ha fatto una grossa mano. Dall'Olio Jacopo è stato ammonito, quindi si rischiava. Come sempre detto, questi qui sono dei ragazzi, chiunque gioca farà sicuramente bene. Noi dobbiamo centellinare tutte le nostre forze, perché sappiamo che a questo punto del campionato tutti i particolari ti possono aiutare per arrivare in fondo e vincere. Ultima Giardina. Sì, mister, intanto prosegue questa striscia positiva in trasferta e per come era arrivato lei a Palermo, ecco, forse questa è la cosa più sorprendente. E poi, giusto per chiudere, è più difficile sostituire De Rose o sarà più difficile sostituire Dall'Olio? No, De Rose come Dall'Olio sono due giocatori importanti per il Palermo, però ve l'avevo detto. Se certi giocatori hanno una certa esperienza, come De Rosa, deve stare fuori 3, 4, 5, 6 domeniche, perché magari è infortunato,
le prestazioni che lo sostituisci possono essere una, due, tre partite anche leggermente migliori alla sua, però dopo alla lunga conta l'esperienza, conta il modo di sapere stare in campo, conta la personalità che dà ai suoi compagni. Però per una gara o due il problema non si vede. La stessa cosa per Dall'Olio. Credo che sabato non ci sarà Dall'Olio, però ci sarà appunto De Rose, e quindi noi andremo sicuramente come stasera a giocarci la nostra partita sapendo che non ci manca nessuno. Per le trasferte invece questo cambio di passo che continua è un segnale di come sia cresciuta la squadra? La squadra? Sulle trasferte. È l'autostima che cresce, l'autostima in cui riesci a capire, e soprattutto abbiamo lavorato tanto su quelle situazioni che ci fanno male, su quelle situazioni che gli avversari conoscendo, anche stasera un paio di situazioni si sono create che siamo stati bravi a tamponare, però se tu giochi in un modo è normale che la perfezione non esiste, perché ti ripeto, sono anche gli avversari possono farti delle giocate e farti male. L'importante è lavorarci e sapere che la nostra forza è data dal lavoro che facciamo durante la settimana, perché lo facciamo con passione, non solamente per farlo perché siamo pagati, siamo professionisti, ma lo facciamo perché in questo lavoro, che è il lavoro più bello che uno possa fare, perché fin da bambino uno desidera di giocare a calcio e giocare in questi stadi, deve sapere che deve alimentare questa sua professionalità e questa sua passione con l'applicazione metodologica di tutti i giorni, andare ad analizzare sempre le situazioni dove si può migliorare. Noi stasera abbiamo vinto e siamo contenti del risultato e della prestazione, ma dobbiamo ancora lavorare, perché se pensiamo è finita, che sabato sarà una partita facile, allora paghi. Abbiamo visto con la Triestina quanto abbiamo dovuto penare. Quindi noi ci dobbiamo preparare in questi tre giorni prima di sabato a lavorare in quelle indicazioni che la partita ci ha dato. Allora Esposito, poi apprendi velocemente, per favore, grazie. Sì, buonasera mister, ricollegandomi a quest'ultima parte della risposta, poi non so se l'ho già chiesto i colleghi, perché sono collegato dopo, vorrei chiederle cosa la preoccupa in vista della gara di ritorno? Niente. Perché se io mi preoccupo vuol dire che ho paura. A me non mi fa paura niente. Come dite ragazzi, bisogna avere il coraggio di accettare anche le sconfitte. Perché se uno ha il coraggio di accettare le sconfitte non si migliora. Per tutte le volte ti comporti a fare fuori. Tu devi migliorare la tua prestazione. Se tu migliori la tua prestazione, al 96esimo vedere la squadra sul calcio piazzato che fanno il fuorigioco, lì ti dimostra che il coraggio si è accompagnato dalle idee, ha un valore. Quello non è tanto il fuorigioco quanto psicologicamente loro sanno che hanno delle armi che possono mettere in difficoltà gli altri, e l'hanno fatto al minuto più giusto, al 96esimo, perché lì in quel momento in cui loro in maniera razionale vengono tutti in avanti, un rimpallo, una mezza spizzata avrebbero potuto farci male. Invece i ragazzi in quel frangente hanno deciso loro, perché non gli ho detto niente io, loro hanno deciso di fare quella cosa. E per me è stato bellissimo, perché lì vuol dire che i ragazzi sanno che durante la settimana devono lavorare. Io sarei preoccupato se loro fossero delle persone pigre, delle persone che non gli sono attaccate al lavoro, che non amano il loro lavoro, perché la preoccupazione deve essere legata a un qualcosa di negativo. Qui di negativo non c'è nulla. Comunque vada, non c'è nulla. Perché vedo che i ragazzi hanno messo la testa sulle cose che contano, il lavoro, l'applicazione per migliorare le nostre prestazioni. Ultimo flash di apprendi, grazie. Sì, mister, buonasera. Volevo chiederle due parole su Massolo, che anche stasera si è dimostrato molto sicuro fra i pali. Quanta gente si aspetta sabato al Barbera? Grazie. Ma niente, il Barbera sarà tutto esaurito come l'altra volta, perché la gente oramai ha sposato questa idea di che il Palermo deve arrivare in Serie B, e quindi non ci abbandoneranno fino alla fine. E sabato ci sarà sicuramente il pienone, che Massolo ha dimostrato con il lavoro, con umiltà, di meritarsi di giocare. Quindi bravo a lui, pur sapendo che abbiamo un altro portiere bravo come lui, che è Pelagotti, che purtroppo ha avuto
questo handicap di questa operazione, lui ha dovuto star fermo, ora sta benissimo, però le prestazioni di Massolo sono talmente importanti che dimostrano che merita di giocare di domani. Sì, Matteo, buonasera e complimenti per il gol. Ti devo dire la verità, ci hai fatto un po' preoccupare perché due partite senza gol non è da te, ci hai malabituato un pochino in questi mesi, ma a parte le battute. Sono certo che tu non abbia sentito il peso in queste partite, l'assenza del gol, perché sei uno che si fa tanto in attacco e ha aiutato tanto la squadra anche senza segnare. Riuscire in partite così difficili contro squadre come l'Entella, che tra l'altro conosci bene, a sbloccare e a dare l'1-2 per portarsi avanti sul 2-0, è più grande la gioia per essersi portati avanti, per essere avanti nel punteggio, o il rammarico per non avere la tua? Ah, bisogna vedere la cosa positiva, che siamo venuti qua a fare la nostra partita come l'avevamo preparata, andando a prenderli con le nostre idee, quindi c'è tanto entusiasmo, c'è tanto entusiasmo perché ce lo trasmette anche la gente che ci viene, che ci segue ovunque, quindi siamo assolutamente contenti. Però adesso ecco, pensiamo già alla partita di sabato di ritorno. Ecco, come hai visto invece queste due partite senza segnare? Ma te lo chiedo senza assolutamente alcun tipo di polemica. No, 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 assolutamente. Ma io penso che nei playoff, quando il Palermo vince e non segno, a me va bene lo stesso. Quindi preferisco non far più un gol e saliamo diretti. Quindi non mi pesa assolutamente che per due partite non era andato in gol. Quindi sono contento che oggi sono ritornato in gol per aver portato la squadra ecco, sul 2-0 momentaneo. Però come ti dicevo, adesso bisogna riposarci questa sera e da domani pensare a sabato. Tutto il mondo. Buonasera Matteo. Volevo chiederti subito intanto cosa hai provato quando hai preso la palla per andare a calciare un rigore così pesante, e soprattutto noti, forse anche perché giocavi contro la tua ex squadra che ti conosceva un po' meglio, di avere ancora più addosso i difensori, perché sanno che adesso insomma sei veramente un pericolo molto importante per la difesa avversaria. Grazie. Ma su ogni rigore penso che ha la sua importanza. Oggi forse era ancora più importante, però quando prendi la palla devi cercare di isolarti il più possibile dalle voci che ti circondano e avere la concentrazione solo sul rigore. Per quanto riguarda chi mi sono addosso, penso che tutti noi compresi, guardiamo gli avversari, guardiamo video, ci prepariamo le partite, quindi è normale che anche loro vedano come giochiamo noi e prendono anche loro le contromisure. Lupo. Ciao Matteo, una domanda a proposito della sfida di sabato di ritorno. Ti chiedo qual è l'errore che non dovete commettere, partendo proprio dalla vittoria di questa sera. Grazie e complimenti. Ma noi bisogna giocare come sappiamo, senza pensare che abbiamo del risultato a favore, assolutamente, sarebbe l'errore più grande. Noi bisogna giocare come abbiamo giocato questa sera, con tanta aggressività, con le nostre idee e con la voglia di portare a casa, davanti alla nostra gente in casa, un grande risultato.